Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Twitch Gamer 89. Allora, oggi un video spacchettamento un po' particolare. Perché? Perché ho comprato una mystery box del valore di 200 euro. Non vi voglio far vedere dati sensibili. E vabbè, comunque lo scatolone è questo qua. E dentro ci sono tutti i pacchettini un po' particolari che andremo a aprire insieme. Non so se ho preso una sola Mega Galattica o se ci ho guadagnato in minima parte, ma ho bisogno di voi che sicuramente avete più esperienza di me. Ci ho guadagnato o non ci ho guadagnato? Scrivetemelo qua sotto in descrizione, perché io più o meno posso capire quanto può valere una carta. Se ci sono carte molto costose, io e Michele ve le mettiamo qui, d'accordo? Tra l'altro, se volete supportarmi su Card Game Club, un negozio online dove potete comprare qualsiasi cosa di carte di Pokémon italiane, giapponesi, inglesi, tutto quello che vi pare, link qui sotto in descrizione. E tra poco ci saranno tante novità che poi vi dirò successivamente. Il ragazzo che ha fatto questa mystery box aveva un perché. Mo bisogna vedere che tipo di perché aveva. Tra l'altro, visto che questi video vi piacciono tantissimo, mi raccomando, arriviamo e superiamo i 20.000 like e mi procuro un'altra mystery box ancora più costosa di questa qua. Promesso, sapete che io le promesse, quando dipendono da me, le mantengo. Abbiamo aprire per uno. Aprire per due. Tra l'altro vi dico che forse a breve ci saranno in vendita i paguri finalmente su YouTube. Vi dico solo questo. Per 3, per 4, per 5, per 6. No, guarda, come cosa è molto carina, vi devo dire. Per 7 e per ultimo, ma sicuramente non meno importante. Quindi questi sono i nostri pacchettini. E andiamo ad aprire il primo. Io immagino che il primo contenga un sacco di cacca, nel senso che non mi aspetto niente, mi immagino un sacco di energie o di codici e andrei a girarle con voi. Tra l'altro non so neanche bene di che tipo di carte si tratta. 2018, alcune mi mancavano, sono tantissime, quindi vado un pochino veloce ragazzi, eh. Sono comunque carte base, non holo, non reverse, cioè non reverse, non holo, comunque c'è Matilde. Non credo che ci sia assolutamente nulla di raro, incredibile, mega galattico, perché se no col cavolo che questo qua ce la metteva qua. Vabbè, primo pacchetto, immaginavo fossero così. Andiamo al 2, che mi immagino siano un pochino più rare, quindi mi aspetto delle reverse qui dentro. Non so perché, ma no, non sono reverse, ma sono sempre il 2018, quindi mi sa che sto box è un box sola, raga. Mi sa proprio tanto di sì, che non ci sta niente qua. Apriamo per 3. La vedo grigia. O se recupera all'ultimo, raga, o la vedo grigia. Queste sono il 2020, capirei? Queste sono ancora più recenti. Non capisco che... Allora, vi devo dire, occhio, perché comunque le fregature sono sempre dietro all'angolo. C'avevo un hype per sta roba qua. Vi dico, probabilmente saranno un po' più rare queste. Ma mannanna merda, ragazzi. Se siamo partiti così, vi posso garantire che... Numero 4. 200 euro buttati al cesso fino adesso. Ma buttati, catapultati proprio, cioè... Ecco, mo già stiamo vedendo delle reverse che, d'accordo, Duskull, Xedigor, Eevee, carina, questa qua di che data è? 2019, comunque sono tutte reverse, sì, mi mancavano, però, raga, non vedo niente di carino questo Vulpix di Aloha, è contenta Veronica, carino il Charmander, sì, sono un po' miste, raga, niente di... Niente di stratosferico. Che sola. Questo è il quinto. Andiamo ad aprire. Beh, eccolo. Energia battipaglia. E poi queste qua sono... Infatti immaginavo, queste qua sono del 1995, ragazzi. Team Rocket, non so se vedete qua sotto. Potremmo cominciare ad avere qualcosa di interessante. Non credo, perché eravamo partiti con Team Rocket, siamo passati a... Queste dovrebbero essere set base, se non erro. Niente di
entusiasmante. Forse perché mi manca il cappello da Pokémon, non lo so. Ah, per me mi hanno paccato in una maniera incredibile. Ecco che qua, lo sapevo io che c'erano i codici. Ma che seriamente sono tutti quelli, mortacci tua. Magari sono pure tutti usati. Mortacci che mi hanno paccato, regà. È il numero 7. E dai, mettemi le figurine dei carciatori. Non so lui come abbia fatto i conti, eh. Cioè, ce ne stanno diverse qua dentro. Prima o poi arriverà qualcosa di incredibile che uno fa. Madonna mia, Mirko, hai visto? Si è recuperato tutto all'ultimo. Non credo che questo accada. Qua mi ha dato un po' di reverse. Zararara. Electrode. Lantern. Ma questa è tutta roba che già c'ho. Cioè, ultimo tentativo di Blaine, raga. Questo mi ha paccato in una maniera, cioè, devastante. Ancora gli devo dare feedback su eBay, ma questo è un massacro. Gengar, raga, io non è che ne capisco tanto per, cioè, ancora di sta roba qua. Sto Raichu è molto bello. Mamma mia, raga. Che botta che v'ho preso, raga. Ma rotto il culo questo. Questo mi ha spezzato proprio, raga, eh. Cioè, non. Che ci può stare? Cioè, neanche a Michele, neanche dopo 26, mettici questo e costa 30, costa 40. Ecco, mo qua forse le cose sembrano interessanti, ma a sto punto non era meglio mi mandavi un pacchetto singolo così? Ma qui il mistero si infittisce. Lama di cristallo, che potrebbe avere sicuramente il suo valore. Fatemi vedere. 2012. Sì, sicuramente un po' di valore ce l'hanno. Un po' di valore ce l'hanno. Elisio. Sì. D'accordo. Un Pirchin V. Ok. Un Gumshoe GX Shiny. Non mi sembra male questa qua. Potrebbe avere la sua importanza, tra mille virgolette. Ok. Manapi 3,5 Go. Questa è molto carina. Questa è molto carina. Molto. Mamma mia, mi ha dato sto Wigglybuff. Wigglytuff da Fluff GX. Mi ha fatto innamorare questo qua. Del Mise V. Raga, mi hanno paccato in una maniera imbarazzante, raga. Cioè, per farti capire che carte mi ha dato questo. Ma 200 euro di Mystery Box dove? Cioè, questo mi ha paccato, ragazzi, in una maniera. HQV. Per Alligator mi mancava 2002. Haunter, d'accordo, sono molto d'accordo con te. Qui mi immagino delle mine devastanti, incredibili e pazzesche, anche perché queste sono coperte. Guardate, cioè no, non me le ha volute proprio far vedere. Queste poi me le valuto un attimo io e vediamo. Ce n'è una nera e una viola. Mi immagino che prima ha viola, perché poi ha nera, è tipo la mega botta fatale. Sniper, se esce fuori una tematevola. Rayquaza X è carino. Del 2015, questo qua che con bomba uscirebbe stupido per questo Rayquaza. Non so quanto possa valere, non ve lo so dire, ma non credo che possa valere una magnificenza così enorme. Quindi abbiamo Rayquaza, che diciamo che come drop non è male, pure impellicolata, mi sembra. Allora, questa qua, invece dovrebbe essere qualcosa di interessante, perché è una prima edizione, come vedete dal mio pollice sinistro, è una prima edizione, no, non credo che sia shiny, amore, perché questa qua dovrebbe essere del set base, se non vado a dir cavolate. È una bellissima olografica. Questa qua qualcosa dovrebbe valere, ma non credo che sia questo e questo possano, cioè, non credo assolutamente. Calcolando che poi queste mi ha dato il pinguino, mi ha dato Onix che ce n'ho 500, ma Wigglybuff ce n'ho avuti 500.000, tranne per alcune, che ecco, queste sicuramente entrano in collezione, quest'altra le devo controllare, ma hanno scammato prepotentemente 200 euro. Quindi non comprate le Mystery Box, io a questo gli vado a tirare una settata tipo allucinante, perché sa merita. Ci sono rimasto un po' male, ve devo dire la verità. Arrivederci.